Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale. Qui non ho una racchetta da tennis, ma questa bellissima custodia, tra l'altro, con questa simpatica bandiera della Svezia qui, contiene una delle chitarre probabilmente più odiate, ok, da quello che vedo nei commenti in giro, almeno qui in Italia. Poi non so se sia una cosa, ma non credo, perché sono avendo discreto successo, però vedo che qui c'è un pochino di... così, c'è una... come si può dire? Un po' di disagio quando questo tipo di chitarre vengono mostrate su YouTube. Però, nonostante questo disagio, uno di voi mi ha mandato un carrello con ben tre di queste chitarre a carrellomiliers@gmail.com. Vi ricordo che potete andare su strumentimusicali.net, fare il vostro carrellino e inviarlo alla mail che vi ho appena descritto. Questo carrello era particolarmente interessante perché era un video che volevo fare da un po', e sto parlando ovviamente di queste chitarre che, come potete vedere dalla scritta, ok, si chiama Strandberg questo brand, ed è un brand abbastanza innovativo, direi, che nonostante, come dicevo, ci sia un po' di attrito per quanto riguarda almeno il pubblico italiano, quello che vedo, non si può negare che abbia una serie di caratteristiche incredibilmente importanti, ok? A mio avviso, tant'è che io me ne sono comprata una, anche se non l'avete quasi mai vista su questo canale, però ce l'ho. Ho fatto già vedere, infatti, in un altro video, una Strandberg a 8 corde, una chitarra molto particolare, e quindi da lì mi era venuto un pochino così questa mania, e alla fine me ne sono comprata una. Se però questo video non l'avete visto è perché probabilmente non eravate iscritti al canale. Se volete farlo, naturalmente per me è davvero di grandissimo aiuto, e quindi vi ringrazio per questo. Ad ogni modo, questa piccola custodia, tra l'altro super leggera, ragazzi, super leggera, fatta veramente molto bene, con tutta una serie di tasche, insomma, molto molto bella, che viene data in dotazione con tutti i modelli di Strandberg, almeno che conosca io, credo anche nell'Essential, che sono usciti da poco. Ad ogni modo, qua dentro, andiamo a vedere subito questa chitarra, la chitarra della Discordia, ok? Eccola qua, questa già sarà un modello forse di quelli più criticati, perché ovviamente ricorda un po' una Stratocaster SSH, quindi con l'humbucker, molto particolare, naturalmente anche qui altre tasche, altre cose, dotazione molto molto interessante, mettiamo subito la leva del tremolo che ci interessa, abbiamo altre cose, pieno di altri ammenicoli con tutte le varie chiavette, il multitool che serve proprio per diciamo operare sulle meccaniche, sull'hardware di questa chitarra, che è un hardware proprietario e che insomma ha diciamo delle caratteristiche un po' innovative, di cui adesso vi parlo. La colleghiamo subito, anche qua si collega qua dietro così, in questo modo per diciamo salvaguardare anche l'uscita del jack per non rovinarla. Come vedete, l'elefante nella stanza, no? Si dice, è una chitarra che non ha la paletta, quindi sembra un po' più corta, e anche tutta, insomma, un po' una Stratocaster qui è stata fresata via un po' di roba. Però l'ergonomia di questo strumento è davvero qualcosa di molto molto importante e molto efficace, ok? Si può imbracciare la chitarra in questo modo o anche in questo modo, come vedete sembra proprio fatta per stare, no? Tra le gambe, ed è super comoda anche per chi utilizza questo tipo di impugnatura qua. Non sono io, di solito non suono mai in questa maniera qua, ma si può fare. Ok, super comoda ed è super leggera, pesa intorno ai 2,3 kg, ok? Pertanto questa cosa ha grandissimi vantaggi. Un'altra cosa molto particolare, al di là dell'estetica, ragazzi, che questa può piacere o può non piacere, è sicuramente una chitarra un po' futuristica, ok? O moderna, chiamiamola come volete. Chiaramente la Stratocaster è la stessa dal 54, quindi insomma sono 70 anni che è uguale. Uno potrebbe dire, c'è un motivo, e sicuramente è vero, ma non per questo non si può fare qualcosa di leggermente più audace. Una delle caratteristiche, diciamo, che
più salta non all'occhio ma alla mano è il manico, ragazzi. Questo manico qui è un manico da un profilo unico, progettato da Strandberg, che si chiama Endure Neck, ok, un nome, diciamo, che non so bene che cosa voglia dire, ma cosa serve? Serve per, diciamo, avere, secondo loro, la migliore ergonomia della mano, ok, sinistra, nel mio caso, destra se siete mancini, ma penso ci siano anche le versioni left-handed, delle versioni per mancini, per, diciamo, accompagnare, ok, il pollice nella maniera migliore man mano che si va avanti, ok, sul manico. È un profilo molto particolare, vi invito a provarla perché non saprei neanche come descriverla, perché è ergonomico ma in qualche modo anche spigoloso, e non così piccolo comunque, non è super sottile, è una sensazione abbastanza unica, però difficile da raccontarvi in un video perché è proprio una sensazione tattile, ok? Chiaramente su una chitarra di tipo strato come questa, come vedete, con un humbucker e due single coil, tra l'altro di Sur, quindi pickup di altissima qualità, la sensazione che, diciamo, uno vorrebbe magari avere quella di una Stratocaster è in effetti la Strandberg Classic, proprio perché è, diciamo, si rifà una chitarra assolutamente super classica. Però, appunto, la sensazione che poi si ha quando si imbraccia è di una Stratocaster del 2643, cioè nel senso molto futuristica, che non ha niente a che vedere o poco a che vedere con le Stratocaster a cui siamo abituati. Ma naturalmente, se prendete una chitarra come questa, probabilmente siete un po' più audaci sotto un certo punto di vista. Il manico, in questo caso, è un manico in acero in taglio di quarto, quarter sawn, come si dice in inglese, quindi un taglio anche discretamente pregiato. Il corpo è in ontano, il tremolo ha questo sistema proprietario, ok, questo hardware proprietario, dove le corde vengono inserite da qui sotto e qua vengono chiuse, ok, con la brugolina, a cui viene dato ovviamente in dotazione insieme alla chitarra, e poi si accorda da qui, ok? E quindi un sistema molto semplice. Qualcuno di voi dirà: ah, ma una cosa del genere c'era già, non è una cosa nuova, perché quelli che non sono proprio arrivati ieri nel mondo della chitarra si ricorderanno delle Steinberger, che non è Strandberg, nonostante il nome sia un po' simile, ma non c'è plagio, è perché Strandberg è il cognome di Ola Strandberg, che è il proprietario ideatore di questa linea, che puta caso, insomma, assomiglia un po' a Steinberger. E se vi ricordate, le Steinberger avevano questa linea molto simile a questa. Sicuramente c'è stata una grande ispirazione, chitarre che erano diventate molto famose in realtà negli anni 80-90, poi si sono un pochino perse effettivamente, e questo brand, diciamo, che ha riportato in auge questa filosofia delle chitarre senza la paletta. Dicevamo, come suona? La chitarra, a mio avviso, suona bene. Togliamo magari il delay per i puristi che non amano sentire troppi effetti, così c'è soltanto chitarra, la simulazione di un Mesa Lone Star e un po' di riverbero, quello concedetemelo. Ora, c'è un'altra caratteristica di queste chitarre che è particolare, che è questo, i tasti, ok, che sono, diciamo, storti, come potete vedere. Questa è una, diciamo, soluzione multiscala per avere una scala più lunga sulla corda grave e una scala più corta, ok, sulla corda più acuta. E questa cosa si trasmette anche, tra l'altro i tasti sono in acciaio,
E questa cosa si trasmette anche ovviamente nella posizione, che dovrebbe essere anche più comoda e ergonomica per la mano, ed è così in effetti, perché è molto comodo. Tuttavia, a me che capita spesso di suonare con gli occhi chiusi, così, diciamo che a volte mi sbaglio, quindi per un piccolo, diciamo, periodo bisognerebbe fare un po' di training, se siete anche voi di quelli che magari suonano un pochino così, non guardando necessariamente la tastiera, potreste ritrovarvi a suonare delle note che non sono esattamente quelle, proprio perché quindicesimo tasto magari è qui, voi andate qui e siete un po' sul tastino e vi sbagliate. Poco male, nel senso è tutta una cosa che ovviamente è una questione di abitudine. Però la chitarra è veramente super comoda e l'ergonomia anche in questo caso c'è. Il suono anche secondo me c'è, e questo era il pickup al manico, abbiamo la posizione intermedia. Classico suono, ok? Stratocaster in posizione 2, no? Non so, è così diverso da una strato vera? Probabilmente no, no? E comunque alle alte un po' smussate in questo caso, ma tante Stratocaster sono anche così. Non è una di quelle chitarre, in questo caso, con un suono così, diciamo, super graffiante. A volte mi è capitato di provare anche i pickup Sur, che sono un po' così, un po' educati. Avevo i Landau Fletcher su una mia vecchia chitarra e ne riconosco un pochino la sfumatura. Posizione centrale anche. Suoni, secondo me, appunto, che conosciamo bene, e posizione intermedia tra centrale e il humbucker. Insomma, suoni che conoscete, ok? E poi pickup humbucker. Quello che dicevo prima. Sì, c'è da fare un minimo, ok, attenzione a questa cosa dei tasti storti, che ovviamente se siete abituati con chitarre con i tasti dritti ci va un attimino, ok, di attenzione, ma assolutamente niente di che. Proviamo a mettere un pochino di overdrive per sentire come si comporta. Thank you.
Insomma, i suoni sono, secondo me, sono assolutamente buoni. Naturalmente, come dicevo prima, sentite questa caratteristica un po' non così graffiante. Che secondo me è un pochino da imputare ai pick-up, che hanno questa caratteristica così morbida, che è assolutamente poi niente di male. Quindi... Quello che mi viene da dire comunque, imbracciando questa chitarra e anche le altre che adesso andiamo a vedere, è che sono delle chitarre che hanno la caratteristica di sembrare, di essere in realtà molto reattive, molto schioccanti, scoppiettanti, ok? Sono molto... non sono morbide, sono molto reattive come chitarre, che è una caratteristica che ovviamente... può piacere o meno, magari, che ne so, una Les Paul tendenzialmente è una chitarra molto più morbidosa, no? Come tipo di approccio. Qui invece queste sono tutte belle, cioè, ti danno proprio quella risposta immediata che potrebbe essere una caratteristica molto interessante. Vi faccio sentire questa chitarra qui su una base, un pochino così, una piccola improvvisazione, che tra l'altro potete trovare su lucaminieri.com tramite il link sotto in descrizione. E questa invece è, diciamo, la proposta di Strandberg per gli amanti, diciamo, del jazz, ma non solo, in realtà è una semiacustica, questa è la Salen, mentre prima non l'ho detto, quella era la Boden, sono due modelli principali, la Salen e questa qui, che ha una forma del corpo leggermente diversa, come potete vedere, è semiacustica, ok, quindi anche questa pesa pochissimo, anche se, diciamo, il peso è paragonabile all'altra perché questa qui è in mogano, con tastiera in palissandro. I due pick-up sono dei Sur Thornbacher, quindi del nostro amatissimo Pete Thorn, no? Su YouTube penso che lo conoscete tutti, e forse il Thornbacher 1 e 2, adesso non mi ricordo bene quale sia uno o quale sia l'altro, il ponte è fisso in questo caso, però con lo stesso sistema di montaggio delle corde, 5 posizioni e la tastiera è in palissandro, l'ho già detto, forse sì, il manico in mogano. Ok, molto bella questa qua, devo dire... Forse è una delle mie preferite, sinceramente. Naturalmente, se la sentite da spenta...
Non so cosa sentite da questo microfonino qua, però sono tutto piccolino, no? Sentite? È molto piccolo, ovviamente, non ha lo stesso tipo di sensazione che si ha con una semiacustica più grossa, però poi amplificata. Specialmente voi da lì che adesso sentite soltanto il suono amplificato, qua ho sempre la percezione. Sento comunque il suono che arriva dalla chitarra, che è un po' piccolino, però poi mi sembra che invece il suono registrato sia assolutamente full, no? Pieno. Questa chitarra qua, comunque, ragazzi, ovviamente, adesso a parte qua si vede c'è ancora la plastica che non ho tolto, ovviamente, quindi sarebbe esteticamente un pochino più pleasing, più piacevole di vedere rispetto a questa, a tenere la plastica qua sopra. E fondamentalmente la chitarra di prima, cioè nel senso il manico è lo stesso, ok? Stessa roba. I tasti anche qua sono stortini e tutto quanto. Naturalmente il feeling è differente perché anche se tanta gente dice che il legno non conta niente nel suono, tutto quello che volete, ma sicuramente suonare su un manico in Mogano. La sensazione che si ha è quella di una chitarra un po' più morbida, quindi anche questa mantiene sempre una certa reattività, però meno rispetto a quella prima. Ok? E non è solo questione di pick-up, lo sentite proprio anche sotto le dita, secondo me, questa cosa. E quindi vi porta a suonare in un altro modo. Però super dinamica, questa probabilmente la mia preferita, non so, magari perché si sposa anche di più con quello che sto, così in questo periodo mi sento un po' più calmo, suoni puliti, accordini. Ok? Mi sento un pochino più coccolato. Ad ogni modo, mettiamo un pochino di overdrive. Ah no, prima vi faccio sentire giustamente le altre posizioni. Avete sentito soltanto il pick-up al ponte, che in realtà è al manico, che è quello che poi uso di più quando suono pulito, se devo essere sincero. Posizione intermedia. Non userei tantissimo forse con questo. Cioè, poi magari sì, non lo so, però mi piace di più il pick-up pieno. Posizione centrale. Che ovviamente può essere utile in una situazione, diciamo, di versatilità, ok? Altra posizione intermedia. Devo dire, pick-up che splittati rendono benissimo, comunque veramente belli. E posizione al ponte. Bravo al nostro Pete Thorn che ha fatto insieme a John Sur dei bellissimi pick-up, devo dire, mi piacciono parecchio. Diciamo, mettiamo un pochino di overdrive per sentire anche come risponde con un po' più di gain. Intermedia.
Questo perché questi sono i moderni, no? Così con i legati molto percussivi. Posizione centrale. Ragazzi, splitta veramente benissimo comunque. Super, mi sembra quasi più convincente della strato, cioè della classic. Altra posizione intermedia. Non male, e poi pick up al manico. Ragazzi, a me devo dire che non dispiace affatto questo strumento qui. C'è anche una versione nera che probabilmente mi piacerebbe ancora di più, però ecco, questa qui devo dire che mi sta piacendo molto di più dell'altra, se devo essere sincero, perché forse perché sono più legato magari al concetto di strato in maniera più tradizionale, quindi anche io un po' boomer, lo ammetto, mentre questo strumento che non vuole necessariamente imitare niente, lo trovo più personale e anche tra l'altro super comodo, cioè che uno ci suonerebbe qua tutto il giorno perché si mette così, magari tranquillo, si fa tutte le sue cosine, no? Chiude un po' il tono, magari così. Come violentare proprio un bel pezzo come Spain. No, però avete capito cosa intendo, cioè nel senso che è una chitarra che appunto mi farebbe venire voglia di mettermi qua a suonare queste cose in maniera molto comoda, anche sul divano per dire, perché veramente boh, uno si mette così, cioè è proprio uno strumento comodo. Non super economico, devo dire, assolutamente, però oltre al fatto di suonarla magari in casa, se io penso quando suonavo sulle navi da crociera, dove stavo comunque con una media di 2 ore e mezza, 3, diciamo, con lo strumento addosso, facciamo 2, 3, 7, 45 minuti con lo strumento sulla schiena, io dovevo andare in palestra comunque tutti i giorni, anche per quel motivo, perché effettivamente diventa un po' un'usura, no? Per la schiena, cioè avere magari una chitarra che pesa 3,5 kg, 4 kg. Sulle spalle tutti i giorni, e diciamo che comunque il mal di schiena un pochino mi viene, non è solo questione di abitudine, ok? Gioco a forza, quindi avere uno strumento super leggero così, magari in un contesto come quello, immagino magari tanti di voi che sono tanto tempo con la chitarra sulle spalle, insomma, questa cosa qui potrebbe sicuramente avere il suo perché. Vi faccio sentire anche questa su una backing track prima di mostrarvi l'ultimo strumento di oggi.
Questa, ragazzi, invece è la Strandberg Original, e probabilmente quella esteticamente più bellina, specialmente per il tipo, okay, di strumento che è. E ho aperto infatti con questa, con Fred di Alan Osworth e Alan Pasqua, se non ricordo male. Brano stupendo che trovate nel disco Tony Williams Lifetime, se non ricordo male, pietra miliare della musica jazz fusion, ragazzi, andate ad ascoltare se vi manca, perché è veramente super. E perché Osworth? Perché Ola Strandberg in realtà dice che lui ha iniziato a costruire queste chitarre proprio per omaggiare, diciamo, Alan Osworth, che era un chitarrista che utilizzava chitarre senza palette, eccetera. Infatti gli aveva dato anche uno strumento suo custom, eccetera, proprio per Osworth, che prediligeva appunto l'uso di questi strumenti per la loro anche ergonomia e agilità e comodità, insomma. Questo strumento innanzitutto ha questo top in acero, credo che in realtà sia un veneer, non credo sia un top massello. Il body è chambered, quindi con camere tonali in frassino, tra l'altro, ok, se non vado errato, manico anche questo in acero in taglio di quarto, con tastiera però in acero occhiolinato, molto bella, ok. Quindi questa esteticamente veramente super bella. Due pick up, anche questi sono dei Sur, SSH, SSV mi pare, non adesso non ricordo bene, suona benissimo ed è la chitarra, diciamo, che se uno suona un pochino più fusion, rock, prog, nonostante ci siano anche la versione prog e la versione fusion, però questa mi sembra che comunque vada bene ugualmente. È la original, quindi diciamo il modello loro standard. C'è anche la standard, c'è un po' di confusione probabilmente anche in casa Strandberg, ok? Però la standard è quella che costa leggermente meno, quindi questa dovrebbe essere quella lì, diciamo, premium. La standard premium, mettiamola così, ok, se ho capito bene. Poi se qualcuno conosce ancora meglio le varie caratteristiche, che è un esperto di questo marchio, può anche scrivere qua sotto. Comunque, questa chitarra ha due humbucker con 5 posizioni, diciamo chitarra versatile e moderna, ok, di sicuro. La chitarra 8 corde che avevo portato sul canale era infatti una original a 8 corde, mi era piaciuta moltissimo, infatti anche questa comunque devo dire che è molto bella. C'è una cosa che non ho detto però, che infatti non voglio tralasciare: tutte queste chitarre, diciamo, c'è anche un po' di polemica in questo senso, perché sono chitarre non economiche, ok, almeno queste tre di oggi, ce n'è anche appena uscita una serie Essential che, se magari vi interessa, la porto sul canale, fatemelo sapere. Sono comunque delle chitarre che sono prodotte in Indonesia e probabilmente sono tra le chitarre più care che io abbia mai provato, prodotte in Indonesia. Conseguentemente c'è un po' di polemica, perché uno con questa cifra vorrebbe avere uno strumento invece costruito o negli Stati Uniti o magari in Europa, visto che queste chitarre sono comunque di una ditta svedese. Quello che si paga molto probabilmente è il progetto, che sicuramente ha, diciamo, avuto dei costi differenti rispetto magari a un altro brand che ha un pochino più scopiazzato un design già collaudato. Qui abbiamo, insomma, uno studio differente, quindi non si può negare, ok, questa cosa. Per quanto riguarda il rapporto quindi qualità-prezzo, sono chitarre fatte bene, io non vedo particolari, ok, problematiche, ok, così provandole, ce ne ho anche una, la trovo assolutamente, ok, ben fatta. La mia era di una serie, diciamo, particolarmente economica, che ho trovato un po' un'occasione sul sito, ma diciamo che tendenzialmente sono chitarre comunque fatte bene, cioè molto al tatto, ok, piacevoli. Però naturalmente fatemi sapere voi qual è la vostra impressione, se ne avete una, e come vi trovate. È un po' una chitarra anche in questo caso, che o la ami o la odi. C'è chi, una volta che ne prende una, dice basta, io adesso solo Strandberg perché mi piacciono tantissimo. Altri invece che magari dicono no, non fa proprio per me, ma vi consiglio di provarla se potete. Mi ricordo da Play a Milano ce n'erano 2 o 3, 4 forse, quindi magari fateci un salto, che potrebbe valerne la pena.
I capo ragazzi mi piacciono molto, devo dire, sono aperti. Cioè, sentite, questo è pick up al ponte, ok? È aperto ma non sgradevole. Sembra quasi la definizione di un single coil. Allora, non è che magari mi piace di più questo ancora della Salen. Cioè, veramente, trovo stupendo questo suono pulito. Posizione intermedia. Super glassy, vetroso in un senso buono, ovviamente. Posizione centrale, bellissimi suoni puliti, bellissimi. Posizione intermedia, e pick up al manico. Ricco. Non so, forse sentita così diventa lei la mia preferita, non lo so, non lo so. Mi ci trovo, però mi ci trovo e il suono mi sta piacendo particolarmente. Mettiamo anche qua un po' di overdrive, magari vi faccio sentire anche un po' più distorta questa, perché è un po' più il suo pane, se vogliamo. Pick up al manico. Capo al ponte. Già, vi tolgo un po' di delay. Lo so che poi dice, ah, c'è troppa roba. E che è molto piacevole da suonare col delay, ovviamente. Posizione centrale, intermedia, scusate. Posizione centrale. Telecaster, ragazzi. Super reattiva, super reattiva, cioè sembra di avere in mano un elastico proprio, cioè dà una risposta super immediata. E posizione intermedia. Ma anche questo, ma che bella. Oh, mi sembra più strato questa della Classic, quindi... E che look non lo direste mai, cioè... Se io vi facessi un blind test, no?
sicuramente non associereste questo tipo di sonorità, ok? Sicuramente non associereste a questa chitarra, di sicuro. Anche a me fa strano, però il suono ce lo trovo abbastanza convincente. Comunque, pick up al manico. Raga, io la sento assolutamente ok. Andiamo a sentire con un po' di ulteriore distorto. Aggressiva, molto molto chiara. In realtà, paradossalmente, mi piace di più con il suono leggermente più crunchy che con questo distorto. Magari ci sarebbe da adattare il preset che ho con questo strumento. Ma direi è uno strumento molto versatile questo, che ripeto, probabilmente in questo caso è quello che mi è piaciuto di più, forse. Pensavo di più alla Silent, ma adesso parlandone così con voi mi sono reso conto di questa cosa. Ad ogni modo, insomma, due begli strumenti. Vi faccio sentire anche questa sulla backing track e facciamo le conclusioni adesso. Questo è un piccolo frammento del final solo che trovate nel mio corso sul peak slanting. Attenzione che sta arrivando anche il workout per mantenere la vostra plettrata in forma in maniera quotidiana, quindi trovate tutto sotto in descrizione. E potete anche provarlo in maniera gratuita la prima parte, ma sta arrivando quello completo. Ad ogni modo, ragazzi, cosa vi devo dire? Come vi dicevo, io già ne ho comprata una di Strander. La uso poco, la mia 8 corde, proprio perché l'ho comprata un po' per esplorare magari tecniche nuove. Non ho molto tempo per esplorare nuove cose in questo momento, nuove tecniche, e poi l'ho presa anche per le produzioni. Magari se devo avere una chitarra particolarmente grave come tipo di accordatura, volevo avere la cosa vera. Però l'ho presa appunto perché mi è sembrato un tipo di strumento assolutamente interessante. Ora, mi rendo conto che costano un pochino, come dicevo prima, una chitarra made in Indonesia che costa un po', quindi qua dipende. Però è ovvio che non è che ci sia tanto, perché è vero che ci sono altri brand che fanno la chitarra senza palette, eccetera, però mi sembra che queste siano proprio fatte con un concept, con un concetto che va al di là del fatto di non avere la paletta. C'è una chitarra con l'ergonomia portata ai massimi livelli ed è tutto molto coerente, quindi la forma del manico, l'hardware proprietario, questo appunto che ha le camere tonali, cioè sono tante innovazioni, no? Quindi non è soltanto una questione di moda, è proprio uno strumento che ha un concetto, un'identità
ben precisa. Pertanto, mi rendo conto che magari tanti di voi sono un po' prevenuti, che dicono, ma quella chitarra lì non mi piace perché esteticamente non mi piace. E ovviamente, quando una cosa esteticamente non fa parte del proprio gusto, non c'è niente da fare, insomma. Però io vi consiglio lo stesso, provatene una, perché al di là del look, poi uno quando ha la chitarra addosso, tra l'altro, ha un altro tipo di percezione proprio totalmente. Provatela, perché secondo me il feeling che si ha imbracciando questi strumenti è talmente particolare che potrebbe riservarvi delle sorprese. Quindi quello, no? Provatela e magari fatemi sapere se ne avete provata una. Non un secondo, cioè un attimino, magari almeno un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so, che uno si abitua un attimo, e fatemi sapere quali sono state le vostre sensazioni in merito. Ricapitolando, se devo dire, quella che diciamo forse mi è piaciuta di più, probabilmente è questa, insieme alla Silent Jazz, la versione Stratoide. Nonostante il look mi piaccia, però non lo so, in questo momento forse quella che mi è piaciuta meno. Questa mi ha sorpreso, devo dire, per la sonorità, e quindi un grande applauso ai pick-up di Sur, che comunque tutte le chitarre mi sono piaciuti. Questi li ho trovati particolarmente azzeccati, specie per i suoni con gain medio, ok? Davvero, e puliti, wow, cioè niente da dire. Che non pensavo, in teoria, e quell'altra con i Thornbacher forse un pochino più caldi, però queste su chitarre, diciamo, un po' più modernine, ci faccio un pensiero anche per, che ne so, la mia Van Halen dovessi cambiare i pick-up. Boh, insomma, interessante, interessante. Ad ogni modo, ragazzi, fatemi sapere voi quale vi è piaciuta di più di queste tre chitarre. Trovate naturalmente tutti i link sotto in descrizione al negozio di strumentimusicali.net, che ringrazio ovviamente tantissimo, come sempre, per aver reso possibile questo video. Ringrazio anche voi, come Mattia in questo caso, che si è riconosciuto nel carrello di una mia storia su Instagram, che mi trovate anche qua su Luca Miglieri Music, e ha detto, ah, quello è il mio carrello, quindi grazie per mandarmi anche dei carrelli stimolanti come questo. E iscrivetevi al canale, naturalmente, ok? Mi raccomando, così non perdete i prossimi succosissimi video che stanno per arrivare. E date uno sguardo anche ai miei corsi giù in descrizione se volete migliorare qualche aspetto del vostro modo di suonare. E anche per oggi, ragazzi, questo è tutto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fuuu!